stata un po' una sorpresa la tua partecipazione qui. Sì, è entrata, diciamo, nel programma all'ultimo minuto, però sono molto felice di essere qui, è una corsa che mi piace molto, tanti tifosi e credo che è una bella giornata per tutti. Sono contento di fare l'esordio italiano qui al Friuli con la maglia nuova. Non è sempre facile con questa strada di casa, quindi l'emozione è sempre nuova. Oggi vorrei provare a fare bene, ho fatto un bel lavoro con l'inizio di stagione, ho corso abbastanza, quindi stiamo bene, vediamo di riuscire a fare qualcosa di buono. Pensare che un anno fa ero qua a guardare questa corsa qua e sognare un giorno di poterci essere, oggi veramente si è realizzato un bellissimo sogno con tutti i tifosi in casa, è davvero stupendo, un'emozione indescrivibile. Un percorso impegnativo, non è difficilissimo però molto nervoso, poi l'ultima salita è posta anche a non tanto distante dall'arrivo, quindi potrebbe essere un bel trampolino di lancio per qualche attacco. La condizione è buona, non ho sicuramente la sicurezza dell'anno scorso perché non ho ancora vinto, però potrebbe essere buona la prima. 32esimo giro del Friuli Venezia Giulia, Gran Premio Copat. Ad abbassare la bandiera a scacchi, partenza ufficiale della manifestazione, il presidente della provincia di Pordenone, Alessandro Ciriani, Ivo Moras, sindaco di Brugnera, e il dottor Francesco Capetta, viceprefetto di Pordenone. Gli atleti stanno transitando dinanzi all'aeroporto base militare di Aviano, abbiamo un quartetto che sta conducendo sotto la spinta del dorsale 147, l'atleta della Amore Vita Bernardo Tepoz-Colez, Amore e Vita Conad, insieme a lui Claudio Cucinotta della De Rosa Stack Plastic con il dorsale 92, lo vediamo inquadrato in questo momento, Paolo Ciavatta della Acqua e Sapone, quarto atleta che dà vita al drappello dei fuggitivi, l'atleta della Casse d'Epargne, Arnold Janneson. Questi quattro uomini al comando, vantaggio minimo sulla testa del gruppo, un folto drappello di uomini delle forze dell'ordine hanno scortato gli atleti che hanno dato vita a questa 32esima edizione del Giro del Friuli, un folto gruppo di atleti che sta caratterizzando questa fase centrale della manifestazione, un uomo della Foton Servetto, da ricordare che questa manifestazione è organizzata dal gruppo sportivo Caneva con in testa patron Gianni Biz e Gildo Turchet, dunque una coppia vincente che ha dato vita a questa 32esima edizione del Giro del Friuli Venezia Giulia, il passaggio sotto l'arco gonfiabile del Gran Premio della Montagna, Gran Premio della Montagna che viene assegnato a punteggio al termine della manifestazione. Immagini sul gruppo che insegue con il dorsale 25, il campione italiano Filippo Pozzato del team Katiuscia. Alle sue spalle abbiamo visto Franco Pellizzotti della Liquigas Doimo, sicuramente un ottimo numero e qualità di partecipanti, mentre con il dorsale 42 vediamo sui pedali Xavier
e Scheide Zandio, mentre questo è l'uomo in maglia Lampre Farnesi Vini con il dorsale 8 Simon Spilak. Il passistone Simon Spilak in questo momento sta scandendo il ritmo in questo tratto di strada in salita. Abbiamo detto un drappello di diverse unità al comando. Possiamo già dire che gli organizzatori, con in testa la coppia Bitz-Turkett, hanno fatto centro, avendo portato ben 6 formazioni Pro Tour a questa manifestazione, ma anche molte altre realtà professionistiche italiane, come la neonata De Rosa Stack Plastic, che sta monopolizzando questa prima parte di stagione, avendo i suoi atleti conquistato diversi successi. Sta per iniziare l'ultimo giro, abbiamo 8 uomini al comando: Alfredo Balloni, Lampre Farnesi Vini dorsale 4, Christian Koren, Liquigas Doimo, dorsale 29, Sergei Klimov del team Katyusha, questi invece sono i più immediati inseguitori, dorsale 34 per Ermanno Capelli della Foton Servetto, dorsale 44 per Arnold Jannesson della Caisse d'Epargne, poi troviamo con il dorsale 104 Enrico Rossi della Ceramiche Flaminia, dorsale 153 per Oleg Bertos, dorsale 135 per Fabio Taborre. Un primo e 15 secondi il ritardo dei più immediati inseguitori. Abbiamo visto gli atleti entrare nell'abitato di Sacile, pertanto abbiamo 8 uomini al comando. Attenzione, prova ad allungare un atleta, è Fabio Taborre, l'atleta della Androni Giocattoli. Fabio Taborre, dorsale 135, se ne va in salita. Vedremo se il resto dei fuggitivi riusciranno a rispondere subito alla progressione del battistrada. Intanto c'è da segnalare il successo dell'umbro Fortunato Baliani nella classifica a punti del Gran Premio della Montagna. In discesa i vari drappelli si sono riuniti, dunque abbiamo situazioni di gruppo compatto quando mancano ormai 6 km al traguardo. Con il dorsale 15 Daniel Oss, anche Ivan Basso nelle prime posizioni del gruppo, ultimi 5.000 metri per gli atleti che danno vita alle fasi finali del Giro del Friuli Venezia Giulia. Pertanto è annunciata un arrivo a ranghi compatti, anche tra poco si formeranno i treni delle varie formazioni che andranno nel finale a lanciare i propri velocisti. Siamo sulla dirittura di arrivo, ormai siamo alle battute finali, lanciata alla volata sono gli uomini della Liquigas nelle prime posizioni a scandire il ritmo, sicuramente per Jacopo Guarnieri, ma centrostrada sta venendo fuori alla grande Roberto Ferrari, ed è Roberto Ferrari che va a conquistare questo successo nella 32esima edizione del Giro del Friuli Venezia Giulia Gran Premio Copat. Dunque segue nell'albo d'oro all'atleta Mirko Lorenzetto, che si era aggiudicato l'edizione 2009 della manifestazione. Dunque successo per Roberto Ferrari. Enrico Rossi è il terzo incomodo di questo Giro del Friuli riservato ai professionisti. Ancora un piazzamento però. Sì, quest'anno sono abbonato ai piazzamenti. Non è che mi dispiace, perché essere sempre lì davanti vuol dire che la condizione c'è, e quando fai parecchi piazzamenti si spera che arrivi anche la volta buona in cui puoi vincere. Abbiamo impostato una volata molto lunga, siamo arrivati agli ultimi 500 metri, eravamo ancora in 5 davanti, ho fatto partire Osse
ai 200 metri, forse qualcosina in più, sono partito per non farmi anticipare. Ho postato la volata al centro e quando è uscito Rossi mi è sembrato di poterlo tenere dietro. Poi negli ultimi metri una buca mi ha fatto saltare di un paio di rapporti il cambio dietro e ho perso quella mezza pedalata che mi ha fatto perdere un attimo il ritmo. Con i mano non si fa niente, però dispiace un po' aver giocato una possibilità. Sto passando un ottimo momento di forma. Ci tenevo oggi a far bene, l'ho detto anche prima, perché a Lugano dopo un po' di polemiche, un po' così, hanno minimizzato un po' la mia vittoria, invece oggi ho dimostrato che comunque la condizione è buona e posso competere con i migliori, insomma. Gianni Biz stanco ma felice per questo epilogo della 32esima edizione del Giro del Friuli Venezia Giulia riservato ai professionisti. Allora è andato tutto bene, mi sembra. Tutto bene, quello che è importante non è venuta la pioggia, stiamo già pensando al 33esimo e io credo di aver portato qui oggi 6 squadre Pro Tour, 22 squadre in tutto e penso che sia il massimo per rilanciare di nuovo il Friuli alla grande.